Ciao a tutti amici, bentornati. Oggi voglio parlarvi di una cosa molto importante che vi può capitarvi spesso e leggo anche nei forum parecchi problemi di questo tipo e quindi oggi vi elencherò tutte le cose possibili da fare per risolvere il problema di quando il radiatore scalda a metà. Scalda solo la parte sopra, sotto lo troverete freddo o viceversa. Quindi vi spiegherò dall'inizio fino alla fine. Nell'intramezzo vi dirò anche una cosa sui caloriferi d'alluminio e quindi partiamo dalla spiegazione veloce, dopodiché vi spiego tutte le fasi dalla prima all'ultima, tutto quello che c'è da fare per risolvere questo problema. Allora, la prima cosa, amici, c'ho qua è la manina quella per grattarsi la schiena. Uso questa, sembra di essere a scuola, no? Allora, partiamo subito dal fatto valvola, detentore, entrata dell'acqua e il ritorno che ritorna in caldaia. Valvolina di sfiato, quella piccolina, questa ve la faccio vedere. Valvolina di sfiato. La valvola, questa è una valvola tradizionale, non è una valvola termostatica, per quello lo guarderemo dopo. Anche qui il detentore è tradizionale, il classico. Questi hanno l'attacco rame, faccio anche vedere, e c'è il rame e c'è su dado. E comunque andiamo alla spiegazione. Allora, la prima cosa da fare prima che arriva l'inverno è quella di controllare la pressione della vostra caldaia. La pressione a impianto freddo deve sempre essere dagli 1,2 agli 1,5, il manometro che c'è sotto alla caldaia. Vi riporto al video quello che ho fatto della perdita della caldaia, che così almeno potete anche vedere due o tre cose su quell'argomento di quando perde la caldaia. Però vedete il manometro, vedete come si riempie. Il gruppo di riempimento è quella maniglia sotto la caldaia che vedete, che può essere rossa, blu o nera. Guardate il video. Allora, prima di avviare il riscaldamento e l'ambaradam, quello che dovete fare è controllare la pressione della caldaia, che sia 1,2, 1,5 massimo. Non andate oltre, perché il riscaldamento mentre funziona, giustamente si scalda, i caloriferi scaldano, lei dilata la pressione e ve la ritroverete dopo un po' che sta funzionando a una pressione di 2 bar 2 bar 2. È normale, lì non dovete assolutamente spaventarvi e abbassare, togliere l'acqua come fanno in molti dalla valvolina, perché poi quando l'impianto si raffredda vi ritroverete l'impianto a zero. È normale, se va oltre i 2 bar e mezzo, 3 a 3, c'è il rischio che poi vi scatta la valvola di sicurezza e allora lì guardate il video, quello là. Dunque, la prima cosa da fare, oltre a controllare la pressione della caldaia, è quella di fare il giro di tutti i caloriferi. Tirate giù su tutti i caloriferi dalla valvolina circa 2-3 bicchieri di acqua, anche se non esce aria, ma tirate giù sempre 2-3 bicchieri di acqua. A ogni calorifero andate a controllare la pressione, quindi tirate giù 2-3 bicchieri di acqua, ripristinate la pressione, tirate giù al prossimo calorifero 2-3 bicchieri d'acqua, controllate la pressione. Questo per far sì che se voi tirate giù l'acqua in tutti i caloriferi, giustamente la pressione ve la ritroverete a zero, con il rischio che potrebbe entrare ancora
magari una bolla d'aria. Questo è quello che dovete fare prima di, e dopo fate un controllo, magari una volta ogni un mesetto o due, se spegnete la caldaia, mi raccomando, quel lavoro qua va fatto a impianto freddo e non caldo. Quindi, cosa succede poi? Che nel momento in cui il riscaldamento sta funzionando, ma vi accorgete che avete il calorifero qua sotto magari freddo, però qua sopra è bello caldo, vuol dire che all'interno si è formata una bolla d'aria. Potete semplicemente provare a togliere, mentre sta andando il riscaldamento, due bicchieri d'acqua e chiudete, e se si è abbassata la pressione, che la troverete a 2 bar, la troverete a 2,5, se è a 2,2 per esempio, tirate giù due bicchieri di acqua ed è andata a 2, dateli quel goccino di acqua per riportarla a 2,5, basta. Questo magari fa muovere la bolla, va verso l'alto e poi esce. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è quella di spegnere il riscaldamento, farlo raffreddare, e potete chiudere la valvola sopra. Verso destra la chiudete, verso sinistra la aprite, la chiudete. Dopodiché, cosa succede? Che anziché far entrare l'acqua dalla parte sopra, dalla mandata, la facciamo entrare dal ritorno. Quindi che cosa faremo? Impianto freddo, valvola chiusa, detentore aperto, dalla valvolina tireremo giù un po' di acqua, magari anche un litro, due, in modo che l'acqua spinga verso l'alto e non gli dia questa spinta. Quindi la bolla d'aria è facile che da qui la butta fuori. Se siete in due è meglio, nel senso che nel momento in cui voi tirate giù l'acqua, vostra moglie, vostro figlio o chiunque sia vada in caldaia, se vede che si abbassa la pressione, subito è meglio ripristinarla. Non fatela mai andare a zero per poi riportarla su. C'è il rischio che la bolla d'aria vi si ripresenti. Questa è la seconda opzione. Dopodiché che avete tolto l'aria, riaprite la valvola, accendete il riscaldamento e vedete se funziona. Un'altra opzione da fare, però dovete farla in due per forza, è lo stesso procedimento ma con il riscaldamento acceso. Questo per non far abbassare il livello dell'acqua e la pressione, è meglio che uno sta in caldaia, gli dà quel pochino che manca, sempre con la valvola chiusa, il detentore, fate scorrere l'acqua verso l'alto fino alla valvolina. In questa maniera, una volta che avete fatto uscire un po' di acqua che comincia a scaldare, potete chiudere la valvolina, chi è di là in caldaia l'ha ripristinata subito senza farla scendere e siete a posto. Terza opzione, se non avete la valvolina qui sul lato sinistro, adesso su dipende dove avete le valvole, il detentore, non cambia nulla, è quella di chiudere la valvola sopra, quella, la valvola qua sopra, la chiudete, lasciamo aperta questa qua sotto e svitiamo il codulo. Andiamo a svitare questo codulo, ma non tutto. Piano piano mettete sotto sempre qualcosa e sentirete e farete uscire un po' di acqua da qua. Questo se non avete la valvolina di sfiato. Quindi valvola chiusa, detentore aperto, aprite il codulo leggermente fin quando comincia a uscire un po' di acqua. Non svitatelo tutto di colpo, perché altrimenti dovete essere svelti
a chiudere il detentore sotto. Questo tipo di detentore ha praticamente questa, o usate una chiave dell'8 oppure vanno benissimo anche le chiavi, quelle dei contatori, ve la faccio vedere. La chiave dei contatori non è precisa perché ballecchia un pochettino, però potete benissimo chiudere. Adesso io sono destro, potete benissimo chiudere come vedete e aprire, quindi tenetevela alla portata di mano. È anche possibile che non avete questo tipo di valvola e magari all'interno dovete usare o un cacciavite a taglio oppure una brugola, dipende sempre dal tipo di valvola che voi avete. Mi capita che nel svitare l'anello qua, questo per sbaglio comincia a uscirvi acqua troppo e non fate in tempo a sigillarlo, a chiuderlo, almeno siete pronti sotto per andare a chiuderlo. In un calorifero del genere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementi in alluminio, all'incirca ci sono dentro, a occhio, per darvi un'idea in caso che magari avete paura che vi si allaga la casa, non avete secchi abbastanza, quello che è, più o meno all'interno ci sono circa 8 litri d'acqua, 10, ecco, non pensate che qui all'interno ci siano 50 litri di acqua. Questo ve lo dico per rassicurarvi in caso che succede qualcosa, in 10 litri di acqua, un secchio o due, ve la cavate se succede qualche imprevisto. Poi, un'altra cosa da fare, oltre a quella che vi ho appena elencato, è quella di non toccare nulla. Il riscaldamento sta funzionando, ok? Quindi sono belli caldi. Chiudete tutte le valvole degli altri caloriferi. In questa maniera cosa succede? Che senza chiudere il detentore, solo la valvola, che cosa succede? Che praticamente il riscaldamento sta funzionando, ma la pompa fa girare l'acqua solo in questo calorifero. Quindi per forza l'acqua girerà qua. E quindi se comincia a scaldare vuol dire che poi la bolla d'aria l'ha rimandata in caldaia, nella pompa c'è il suo jolly di sfiato e sfiata. Se nella pompa il vostro jolly non funziona o quello che è, può succedere anche quello che non funziona, allora lì fatelo girare un attimino e vedrete che poi alla fine delle finite l'aria si deposita qua nell'angolino. Poi sfiatate, tirate via uno o due bicchieri di acqua, dopodiché se è tutto bello caldo andate a aprire tutti gli altri caloriferi. E anche questa è fatta. Ultima cosa, ma nel frattempo vi dico anche un trucchetto. Il trucchetto sta che a volte voi sentite un gorgoglio all'interno, come se ci fosse dentro dell'aria, ma non è aria. Essendo in alluminio è l'effetto elettrolisi. L'elettrolisi praticamente è che col tempo i componenti come il rame, alluminio, non vanno molto d'accordo, quindi creano una corrosione all'interno del calorifero. No che questo nell'arco di breve tempo si rompe, si buca, però con gli anni può succedere anche questo. Quindi esistono prodotti da inserire all'interno nell'impianto per evitare questo, oppure un trucchetto è quello che dovete semplicemente chiudere la valvola, chiudere il detentore, scaricate la pressione al suo interno con un bicchierino, dopodiché smollate
di due giri l'anello della valvola del calorifero, mi raccomando, non quella dietro la valvola, quella non toccatela mai, perché con la pressione che c'è non potete fermarla, e all'interno dell'impianto non ci sono 10 litri di acqua, ma c'è qualcosa di più. Essendo in pressione, se svitate il dado dietro la valvola, quella col tubo che esce dal muro, c'è il rischio che se vi parte di colpo non la fermate. Dovete aspettare che si svuota tutto l'impianto. Quindi quella dietro non toccata. Svitate l'anello qua davanti un paio di giri in modo che si smolla appena appena. Qui sotto prenderete un contenitore, metterete un contenitore qua sotto, svitate questo dado, ok? Lasciate la valvola chiusa, la valvolina chiusa così non prende aria. Lo staccate, tirate in fuori il calorifero, non alzatelo, tiratelo solamente in fuori per uscire fuori da qua, e subito gli mettete il dito davanti, non esce, uscirà forse un bicchiere d'acqua. Dopodiché, una volta che avete sotto la vostra bacinella, aprite la valvola di sfiato, lei prende aria e il calorifero in automatico si svuota, comincia a uscire. E lo fate svuotare tutto quel lavoro qua, lo fate a impianto freddo. Una volta che l'avete svuotato, è tutto vuoto, potete togliere, finire di togliere il dado qui in alto, lo svitate, in automatico col calorifero potete toglierlo. Se volete lavarlo con una canna dell'acqua, fatelo pure, potete lavarlo, giustamente uscirà un po' di sporco, di acqua nera, quello è il discorso che rame, ottone, alluminio non vanno molto d'accordo, dopo io non sono chimico, però non vanno d'accordo. Questo non dice che, non essendo che vanno d'accordo, nell'arco di qualche giorno tutto marcisce. Ci vogliono anni, 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 anni. Però sono anche anni, 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 anni che si fanno queste cose. E quindi adesso non si usa più il rame perché costa una marca di soldi. E quindi adesso si usa il multistrato, molto più veloce, molto più comodo. Si fa un po' quello che si vuole, nel senso di giri, ed non dovrebbe presentarsi, però se si presenta tenete a mente questo trucchetto. Quindi una volta che l'avete tolto, una volta che l'avete lavato, al suo interno, mettete di lato, tramite un imbuto, inserite all'interno circa un bicchiere e mezzo, due di svelto, quello per i piatti. Non preoccupatevi che non riempie la caldaia di schiuma, non riempie, non preoccupatevi, cioè fidatevi di quello che vi sto dicendo. Quindi inserite dentro uno, due bicchieri massimo di svelto al suo interno, lo rimettete sopra, lo collegate sotto, lo collegate sopra, quando tirate gli anelli qua, una volta che siete arrivati col pettino e basta, non tirateli come Dio comanda, mi raccomando, non fate i tori su tutte le cose, va tirato nel modo giusto, non preoccupatevi. Dopodiché cosa facciamo? Uno in caldaia gli dà la pressione, mantiene la pressione, cerca di mantenerla a 1,5. Aprite il detentore, che così l'acqua comincia a entrare, si riempie tutto, dalla valvolina sfiatate, vi verrà giù il bicchiere con dentro la schiuma, tirate giù quel bicchiere che vi serve, un bicchiere e mezzo, non di più. Fatto ciò, riaprite la valvola, sfiatate tutti i caloriferi per sicurezza, sfiatate, controllate la pressione della caldaia, dopodiché accendetelo e lui va in circolo e vedete che l'effetto dell'elettrolisi smette
Questo stiamo parlando di caloriferi in alluminio. L'effetto elettrolisi non lo sentirete mai con i caloriferi in ghisa. Però è bene una cosa, ogni tot di anni, che parliamo di una decina d'anni, è meglio fare un lavaggio dell'impianto. E anche quello guarderemo vari modi per farlo. Ci sono vari modi per fare un lavaggio dell'impianto, da quello più veloce a quello più costoso, ma è anche quello più che ci vuole più tempo. E con questo vi ho spiegato il trucchetto. Adesso vi stavo dicendo l'ultima opzione, dopo aver fatto tutti i passaggi che vi ho detto prima, è quella che ci potrebbe essere dello sporco all'interno del calorifero. Per togliere questo sporco, torniamo al passaggio precedente, togliamo il calorifero, dopodiché prendiamo un secchio, lo mettiamo sotto alla valvola, tiriamo giù mezzo secchilino d'acqua, circa 3-4 litri, per verificare che non ci sia dello sporco dietro nella valvola e non permetta di far circolare l'acqua. E stessa identica cosa lo faremo con il detentore. Se al suo interno si è formato dello sporco, verifichiamo che nell'aprirlo butti fuori, vuol dire che lui è libero. È capitato ancora che dopo tutte queste cose praticamente non dal detentore si è depositato dello sporco dell'impianto dietro, e quindi anche nell'aprirlo mi è capitato che nell'aprirlo di colpo lo sporco è uscito, ho fatto uscire un po' di acqua. Se invece vedete che l'acqua non esce da lì, allora lì la cosa da fare sarebbe quella di svuotare tutto l'impianto e andare a cambiare le valvole, sia il detentore che la valvola. Questa è una valvola tradizionale. Nel momento in cui voi avete una valvola termostatica, che poi guarderemo anche il funzionamento della valvola termostatica, e dovete smontare il calorifero, sappiate che anche se voi andate a zero con i numeri, non chiude al 100%. Quindi non è che anche se andiamo a zero e smontiamo il calorifero ci ritroviamo a la valvola che spara fuori acqua, però esce da qua, uscirà sempre un filo d'acqua. Allora, che cosa fare? Quando vi montano le valvole termostatiche, prima di montare le valvole c'è montato la sua testina simile a questa, di cui viene smontata questa e viene montata la testina termostatica. Quelle maniglie lì non buttatele via, conservatele, perché se dovete smontare il calorifero e dovete togliere la valvola termostatica, quella valvola lì vi serve per riposizionarla e permette di chiudere al 100% la valvola. Per cambiare la valvola e detentore, ricordatevi che dovete per forza vuotare tutto l'impianto, non le potete fare al volo, assolutamente. Se dovete cambiare la valvolina, invece, vi basta chiudere la valvola, il detentore, una volta scaricata la pressione, potete smontare la valvolina. Per assicurarvi, senza smontare il tutto, per vedere se passa acqua dalla valvola o dal detentore, potete semplicemente chiuderli, aprite la valvolina di sfiato, mettete sotto un secchio, la pressione che c'è all'interno finisce, appena finita potete aprire la valvola e vedere se dalla valvolina comincia a uscire l'acqua, vuol dire che la valvola è libera. Stessa identica cosa, chiudete la valvola, lo fate col detentore e vedete se da qua
aumenta la pressione, allora vuol dire che anche quella è libera. Si può formare dello sporco all'interno del calorifero, quindi dovete per forza smontarlo, andate fuori, gli mettete dentro la canna dell'acqua, gli date una lavata, lo ributtate su. Prima di buttarlo su, tirate giù lo stesso un litro di acqua dalla mammola, un litro di acqua dal detentore per sicurezza, dopodiché potete rimontare tutto. Rimontando il tutto, tenete chiusa la valvola per il detentore, fate salire l'acqua, sfiatate la valvolina, quando qua avete sfiatato, come vi ho detto prima, allora andate a riaprire la valvola e accendere il riscaldamento. Per quanto riguarda i caloriferi in ghisa, allora pesano, sono pesanti, quindi vale tutto il discorso che ho appena fatto, tranne il discorso dell'elettrolisi. Mentre nei caloriferi, che sia in alluminio, che sia in ghisa, facciamo un esempio, è il doppio di questo calorifero, magari sono già 15-20 elementi e lui sta funzionando bene, ok, ma se fin dall'inizio c'è questo problema e avete appunto la valvola e il detentore sotto con un calorifero che è il doppio, farà fatica a riscaldare la parte finale del calorifero. Quindi l'ideale sarebbe quella di fare una modifica, e quella sarebbe quella di montare il detentore sotto, la valvola sopra, ma dalla parte, da questo lato, in modo che l'acqua attraversi il calorifero, perché anche se il calorifero si è sporcato al suo interno, è troppo grosso, farebbe prima fare questo giro qua, sto qua corto, magari i primi 2, 4, 5 elementi, e non ce la farebbe ad arrivare qua. Quindi chi ha fatto l'impianto e ha deciso di montare un calorifero così grosso, parliamo del doppio di questo, ha sbagliato, perché l'ideale sarebbe quella di montare appunto detentore e valvola incrociati, questo sia per l'alluminio che per la ghisa. Ricordatevi davvero che i caloriferi in ghisa pesano in maniera assurda, sono caloriferi enormi in ghisa che per tirarli su ho dovuto mettere sotto il crick della macchina per poterli staccare, o per verniciarli o per lavarli o quello che è. Per il lavaggio ne riparleremo un'altra volta. Spero di essere stato chiaro. Se avete delle domande, lasciatemele nei commenti, io vi rispondo nel più tempo breve possibile. Vi ricordo di iscrivervi al canale, ci saranno sempre video ogni venerdì, che sia di, per quanto riguarda riparazioni, per quanto riguarda di spiegazioni, come in questo caso. Magari può capitare anche che debba fare un video specifico perché ho veramente il problema, allora lo guarderemo insieme. Lasciate un bel like e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!